tanti che si sono iscritti. Un saluto a tutti quanti. Io sono Alessandra Puppo, sono un'ostetrica della ASL Toscana Centro e sono il DEC di questo progetto, quindi diciamo un po' il responsabile dell'attuazione del progetto. Siamo molto, molto contenti e molto soddisfatti di questo incontro che tra l'altro ha avuto questo bel successo di tanti partecipanti anche da tante parti d'Italia. E particolarmente soddisfatti perché questa giornata avrebbe teoricamente dovuto essere il momento conclusivo del progetto. Quando siamo partiti ormai quasi 2 anni fa, era prevista la conclusione del progetto con un evento che appunto rendicontasse un po' l'attività svolta. E direi che questo è un po' il problema di tutti i progetti, no? Che nascono già con una scadenza e quindi proprio quando le cose incominciano a ingranare, andare a funzionare, si vanno a chiudere. In questo caso, appunto, la soddisfazione è doppia perché invece non è un momento, quindi questo di chiusura, ma di rilancio, in quanto grazie alla Regione Toscana che ha riconfermato il finanziamento addirittura per 3 anni, quindi dando un respiro ampio, insomma, un buon margine ancora di lavoro, possiamo in questa occasione non solo fare il punto, rendicontare cosa abbiamo fatto finora, ma anche utilizzare questo momento per rilanciare, no? Quindi per programmare l'attività dei prossimi anni. Ecco, quindi l'idea è questa, no? Di collegare la fase 1 che si è conclusa pochi mesi fa con la fase 2 che è iniziata. Rifare il punto un po' con tutti gli attori coinvolti che sono diversi proprio perché ci sono istituzioni e ci sono associazioni e anche questo è un bel simbolo di integrazione, di capacità di collaborare tra il servizio pubblico e il privato sociale. E quindi tutti insieme faremo un po' il punto di quello che è stato fatto e come possiamo andare avanti ancora. Bene, quindi siccome come avete visto dal programma la giornata e l'incontro insomma è molto denso, molto pieno, mi fermo subito, vi do solo due comunicazioni pratiche che sono, allora la prima è il fatto che questo incontro verrà registrato, quindi se qualcuno non fosse disponibile per la propria registrazione in audio e in video, vi chiediamo di mandare una mail alla CAT, la mail a cui vi siete registrati, specificando richiedendo di essere oscurati. La seconda cosa che volevo dirvi è che, nonostante appunto gli interventi siano tanti, ci terremo molto a lasciare uno spazio anche di domande, di confronto e commenti. Che vi chiederei di scrivere sulla chat, quindi poi vedremo via via se sono una cosa pertinente sullo specifico intervento o se racchiuderle, più probabilmente tutte nella parte finale dell'incontro. Bene, allora, iniziamo subito. Do, per prima la parola alla dottoressa Valeria Dubini, che è la ginecologa responsabile di tutti i servizi territoriali della Toscana Centro e quindi che all'interno dei consultori ospita il progetto ed è referente responsabile del progetto dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a pensarlo. Dai, Valeria. Valeria, c'hai il microfono disattivato, scusa. Grazie Alessandra, sempre la dea dell'informatica mi gioca contro ogni tanto, di avermi dato la parola e grazie di avermi invitato. Dirò poche cose perché voglio ascoltare, perché sono molto interessata appunto
appunto a rivedere insieme i dati di questa prima tranche guardando al futuro. Del resto Persefone è proprio quella che scende negli inferi però poi per ritornare alla luce ogni volta, e quindi anche il nostro progetto è riuscito a mantenersi e a tornare alla luce per i prossimi 3 anni, e questo sicuramente è un risultato che ha sottolineato Alessandra e che piace sottolineare anche a me, perché dare continuità ai progetti dà sostanza anche alla nostra attività. Voglio ricordare che questo progetto nasce sì nel 2019, ma in realtà nasce nei nostri pensieri almeno un anno prima, quando cominciamo a pensare. Voglio ricordare che abbiamo lavorato molto con Isabella Lapi, che era la psicologa che allora faceva parte della mia struttura, e con la quale appunto ci eravamo inventati anche un po' questo nome evocativo e che forse nei tempi che viviamo oggi è ancora più direi centrato, considerato che abbiamo bisogno di tornare alla luce per molti motivi. Quindi ha richiesto un anno di lavoro, anche perché sicuramente si trattava di qualche cosa che non c'era e che non era facile far capire che era qualche cosa che non c'era, che guardava verso orizzonti nuovi e sicuramente importanti e interessanti. Perché non era un consultorio per donne straniere, così come inizialmente era stato interpretato, ma era qualcosa di più complesso, sia nella strutturazione. Un punto di forza sicuramente è, e credo abbia continuato a essere, la multidisciplinarietà. Un altro punto di forza appunto è l'integrazione tra noi e le cooperative che hanno collaborato con noi, con un'integrazione fra pubblico e privato sociale, che sicuramente è un orizzonte che in questi terreni deve continuare a vedere la nostra collaborazione, la nostra integrazione. E diciamo che ci ha aiutato anche a crescere culturalmente, sia su una serie di problematiche che riguardano appunto le donne che poi via via abbiamo assistito, sia anche come gruppo multidisciplinare. Io ieri casualmente, per altri motivi, sono andata a parlare con i radiologi e con i radiologi siamo confrontati su alcuni interventi che sono stati fatti appunto su questo consultorio. Non è cosa frequente lavorare così strettamente. Spero che anche i nostri servizi pubblici, che faticosamente abbiamo in questi anni cercato di ricostruire, di offrire, di migliorare, di riqualificare, siano stati un punto, un terreno di passaggio e di utilità per il difficile lavoro che è stato portato avanti in questi anni. Voglio anche ricordare che iniziamo nel 2019, proprio nel momento in cui stavano arrivando tutta una serie di norme sull'immigrazione per le persone straniere, che certo non hanno facilitato il nostro lavoro. Abbiamo attraversato il periodo del lockdown in cui abbiamo dovuto sospendere, pur mantenendo legami e attenzioni alle problematiche che su questo consultorio passavano. Quindi davvero Persefone ci ha accompagnato e ci ha ispirato. Mi auguro, ecco, di ascoltare i risultati del lavoro e che ci incoraggino per gli orizzonti futuri, e auguro appunto comunque anche al di là di questi 3 anni che queste collaborazioni si sostanzino e diventino appunto un progetto a comune fra l'azienda e coloro che hanno collaborato fino a questo momento, cioè un progetto comune appunto fra pubblico e quanto ruota intorno a questo mondo complesso di donne vittime di una serie di situazioni di una complessità tale che forse quando abbiamo iniziato questo percorso non riuscivamo nemmeno a immaginarlo. Quindi vi ringrazio, ringrazio chi partecipa a questo webinar e auguro a tutti buon lavoro. Grazie Valeria. Bene, allora entriamo subito nel vivo con la parte più pratica dei dati, diciamo. Partiamo quindi dal report che viene
presentato da Paolo Piazzesi e Arianna Del Guerra, che sono il coordinatore della prima fase e la coordinatrice della fase 2 di Persefone, che si sono quindi avvicendati, fanno entrambi parte della cooperativa CAT e faranno questa presentazione congiunta, quindi proprio più sull'attività in senso di dati, mentre sull'aspetto più pratico della modalità di lavoro entrerà poi l'equipe stessa del consultorio. Vai. Bene, grazie Alessandra. Allora mi presento. Io sono Paolo Piazzesi, appunto mi diceva Alessandra prima, della cooperativa CAT, e ho coordinato, diciamo, l'attività del progetto pilota che è partito a gennaio del 2018 e si è concluso a ottobre del 2020. Dopodiché, e poi dopo questo lo specificherà la mia collega Arianna, che subentrerà poi nell'esposizione del report, siamo entrati in una fase di stabilizzazione del progetto grazie a un finanziamento della Regione Toscana, per cui le attività a questo punto sono diventate triennali e poi ne parleremo. Non mi soffermo molto sul contesto in cui nasce il progetto, perché la dottoressa Dubini ha egregiamente raccontato, diciamo, le origini. Mi piace ricordare solo, appunto, che diciamo, gli enti del privato sociale che sono partner di questo progetto, cioè la CAT Operativa Sociale, MEDU, Medici per i Diritti Umani, l'Associazione Progetto Arcobaleno, già appunto nel corso del 2016 avevano iniziato a coprogettare proprio la Toscana Centro, e in particolare con le attività consultoriali, un qualcosa che potesse dare una risposta, diciamo, integrata a tutta una serie di problematiche che riguardavano le donne migranti con alto tasso di vulnerabilità. Questo perché le tre organizzazioni del privato sociale partner che poi hanno regato il servizio in questi anni sono tutte e tre attive a vario livello sul territorio regionale, sia per quanto riguarda interventi di bassa soglia rivolti a persone che si prostituiscono o vittime di tratta sul territorio, o che svolgono attività di accoglienza per migranti, rifugiati, richiedenti asilo, o perché attivano nel territorio stesso delle unità di strada specifiche. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di portare il nostro know-how e metterlo insieme con quello che era l'esperienza e le capacità progettuali di finanziamento sia della regione che della Toscana Centro. Il periodo era un periodo caldo e quindi noi ci siamo innestati all'inizio con dei grandi cambiamenti anche legislativi, come diceva la dottoressa Dubini. Quindi diciamo che all'inizio ci ponevamo tante domande e le abbiamo poste anche quando è stato il momento di costruire la rete. E quindi si va alla seconda slide. Ah, fra parentesi, questo report poi sarà possibile scaricarlo dal sito della CAT, penso che dal sito di MEDU, e comunque eventualmente lo possiamo anche rimandare a chi si è iscritto tramite mail, non c'è problema. L'obiettivo principale di questo progetto pilota, perché si trattava di un progetto pilota, è stato quello appunto di creare un percorso per supportare le donne appartenenti alle categorie vulnerabili, donne migranti, quindi in particolare vittime di tratta, di tortura, di violenze estreme e di comportamenti crudeli e degradanti, e quindi creare tutta una serie di azioni di supporto con un obiettivo specifico, che è stato quello di favorire innanzitutto la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale di queste situazioni, cercando di migliorare le condizioni di salute, in particolare per quanto riguarda la salute femminile, la gravidanza, le violenze di genere, gli aspetti più psicologici dei traumi ricevuti e subiti, e favorendo
tutto anche quelli che potevano essere i percorsi di sostegno e di protezione sociale antitratta. L'idea, prima la dottoressa Duvini ha usato la parola multidisciplinarità. Multidisciplinarità è stato un pochino il focus su cui si è cercato appunto di agire operativamente, in quanto già l'equipe, poi dopo ve la presenteremo, è multidisciplinare, in quanto composta da ostetri della USL Toscana Centro, da un'operatrice antitratta, da una psicologa e da mediatrici culturali che sono state attivate via via in base alla nazionalità delle donne con cui dovevamo comunicare e operare. Diciamo che l'urgenza appunto è stata quella di non disgiungere assolutamente la dimensione sanitaria dalla dimensione sociale e psicologica, e per far questo appunto abbiamo sperimentato questa equip mista pubblico-privato e devo dire che è stato insomma un percorso molto molto interessante e denso di significati. Dopo magari le esporremo anche a cura dell'equip e delle esperienze. Direi, ecco, parlavo della rete. La rete è stato un percorso su cui ci siamo soffermati molto, perché diciamo le attività poi operative del consultorio di front office sono iniziate a marzo del 2019. Tutta la fase precedente ha riguardato la costruzione della rete, partendo ovviamente dal fatto che il consultorio è ubicato in un presidio ospedaliero di Firenze, il presidio ospedaliero di Palagi, dove già ci sono tutta una rete. Ma è più grande? Sopra. Sì. Ah, ok, no, sentivo delle voci, scusate. Dicevo che partendo dal fatto che già il consultorio è ubicato in un presidio ospedaliere, che è quello di Palagi a Firenze, dove chiaramente ci sono tutta una serie di ambulatori, di presidi con cui il consorzio è entrato in contatto. Però poi ci voleva anche una rete sanitaria esterna, quindi diciamo costruirla anche attraverso tutta una serie di incontri e di rapporti di rete, appunto con medicina legale, col servizio sociale dell'azienda del Toscana Centro, con progetti correlati come quello di iCare, che è un progetto che lavora diciamo su tutta la regione toscana, col codice rosa, con servizi di emergenza, altri presidi ospedalieri. In più poi, grazie anche diciamo ai rapporti che tutti e tre gli enti partner del privato sociale avevano sul territorio, si è cercato di attivare tutta una rete sociale che va dal sistema regionale antitratta ai servizi sociali del Comune di Firenze, e sono sempre più entrati in questa dinamica di rete, tutta la rete delle organizzazioni a livello non solo provinciale ma anche regionale, gestivano i CAS e poi gli SPRAR e i SIPROINI, le associazioni del volontariato. Particolare rilievo è stato anche un rapporto con quelli che sono gli operatori e comunque la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, che ci ha inviato diverse donne al consultorio, e poi anche lo sportello immigrazione del comune. Questa rete, che è stata costruita diciamo in itinere, diciamo è stata rafforzata anche da un percorso di formazione che abbiamo organizzato all'inizio del progetto, prima della partenza del progetto stesso, dove abbiamo chiamato un pochino a raccolta sia tutti gli operatori sanitari che avevamo coinvolto nella prima fase di costruzione, ma anche gli operatori del privato sociale che a livello regionale appunto operavano in progetti rivolti a donne migranti vulnerabili. E nello specifico questa formazione è stata gestita e organizzata dall'Associazione del Progetto Arcobaleno, che nel progetto ha avuto questo ruolo sulla formazione territoriale. Una formazione ha visto in tre date una media di 40 persone partecipanti, e che ha trattato sia aspetti legali
che riguardano questo target, ma anche tutti gli aspetti, diciamo, più contenutistici sulla condizione delle donne vulnerabili, gli indicatori da tenere in considerazione, le certificazioni medico-legali, cioè tutta una serie di elementi che ci hanno permesso di lavorare anche su dei casi studio che abbiamo condiviso e sono serviti, spero, molto ai partecipanti, ma soprattutto sono serviti anche all'equipe, a noi come equipe, per cercare di orientare al meglio l'attività che andavamo progettando e stavamo per erogare. Dunque, come già stato anticipato negli interventi precedenti, il consultorio Persephone lavora avvalendosi di un'equipe multidisciplinare ed è composto da due ostetriche del personale USL Toscana Centro e da un'operatrice esperta in materia di tratta, una psicologa e mediatrici linguistico-culturali del privato sociale. La metodologia utilizzata mira quindi ad integrare questi differenti approcci professionali e differenti competenze in un'ottica appunto di valorizzazione e integrazione. L'equipe lavora raccogliendo la storia personale della donna, riferendosi al suo contesto di provenienza, inserendo quindi il sintomo descritto all'interno di una cornice geopolitica e socioculturale. In quest'ottica la figura della mediatrice linguistico-culturale è fondamentale, poiché non si limita chiaramente solamente all'abbattimento delle barriere linguistiche, ma rappresenta proprio un ponte culturale che ci consente di meglio comprendere i significati che possono stare dietro ad un evento, a un sintomo o a un comportamento. Anche la presa in carico psicologica, che avviene in orari diversificati rispetto a quelli di apertura del consultorio, segue questa metodologia. Si prevede, diciamo, un pacchetto di tre incontri per ogni utente, necessari a creare una situazione di fiducia ed accoglienza che consenta l'espressione del bisogno e quindi ci permetta di identificare il percorso di presa in carico. Il numero di incontri è comunque chiaramente indicativo e modulabile in base alle diverse situazioni e necessità. Il consultorio è aperto un giorno alla settimana per 4 ore, si trova presso il Presidio Palagi, come già detto, con locazione strategica per la presenza di molte specialistiche ospedaliere. È attivo il venerdì mattina con orario 9:30-13:30 e questa fascia oraria rispetto a quella pomeridiana dello scorso anno agevola ulteriormente l'invio alla rete integrata dei servizi sociosanitari per eventuali consulenze specifiche. Al servizio si accede tramite appuntamento e non è previsto l'accesso diretto. L'appuntamento lo si ottiene tramite una segnalazione che ci deve arrivare da parte degli operatori che accolgono la persona o comunque che la seguono sul territorio. Chiediamo di compilare il format che poi sarà visibile alla fine delle slide in modo da avere un primo quadro della situazione. Questa scheda andrà poi inviata insieme alla richiesta di appuntamento all'indirizzo mail del consultorio, che è consultorio.persephone@uslcentro.it. Dunque, i mesi del lockdown chiaramente sono stati un periodo critico anche per il consultorio, che ha dovuto interrompere le attività in presenza, ma Persephone ha comunque garantito la continuità dell'intervento, incontrando da remoto le donne che necessitavano di una continuità relazionale e terapeutica. Per cui, seppur talvolta con non poche difficoltà di ordine tecnico, mantenere un contatto con le donne in cura è stato fondamentale, poiché appunto ha fatto sì che le donne siano poi tornate in consultorio non appena ne è stata riconfermata la riapertura. Allora, riprendo io la presentazione. Allora, noi abbiamo diciamo evidenziato alcuni dati che servono un attimino a vedere, a ragionare un po' sul profilo delle persone che abbiamo incontrato al consultorio. In tutto, e considerate, come diceva Arianna prima, il periodo del lockdown ci ha veramente dal marzo fino a giugno del 2020 ci ha costretto solo a fare delle attività da remoto per seguire delle persone che non potevano essere lasciate senza un supporto, però diciamo che ha influenzato un poco, come penso, tutti i servizi
italiani la situazione dei rapporti con le persone che vengono seguite. Noi abbiamo in tutto seguito 53 persone in questa prima esperienza. Questi dati si riferiscono al periodo marzo 2019 settembre 2020. 53 persone che hanno poi avuto o un primo accesso oppure un secondo accesso o un terzo accesso sulla base appunto di una metodologia di accoglienza della donna modulare rispetto ai bisogni. Per un totale fra invii, prese in carico psicologiche, prese in carico antitratta di circa 322 interventi complessivi. Gli enti invianti, come diceva Arianna, il consultorio non è organizzato per accesso diretto, ma avviene l'accesso delle donne avviene attraverso una richiesta da parte degli enti che operano a livello territoriale, possono essere enti di privato sociale, ma anche istituzioni pubbliche. Diciamo che questo grafico ci mette in luce che gli enti che più hanno richiesto il nostro supporto sono stati CAS e gli SPRAR, ma specialmente nella seconda parte dell'esperienza pilota, il servizio sociale del Comune di Firenze ci ha presentato diversi casi. Questo anche perché, diciamo, c'è tutto un legame territoriale sia con le attività che fa MEDU sul territorio, ma anche che fa la HAT e l'Associazione Progetto Arcobaleno, per esempio, rispetto alla tratta. E questo ha facilitato, diciamo, certi rapporti di rete sul territorio. Anche la Commissione Territoriale ci ha presentato dei casi che avevano richiesto questo supporto. Per quanto riguarda le donne, la nazionalità delle donne prese in carico, possiamo dire che quasi il 60% è rappresentato da donne che provengono dalla Nigeria. Però si può vedere che le nazionalità sono piuttosto variegate. Abbiamo anche delle persone del Sud America, in percentuale ovviamente minore, Africa subsahariana, meno l'est Europa, diciamo è la percentuale, come si vede benissimo a questo grafico, insiste molto sul target delle donne nigeriane, quindi anche la mediazione linguistica e culturale è stata molto impegnata rispetto a questa lingua, a questa cultura, il pidgin. La fascia d'età maggioritaria è quella 18-25 anni, seguita da quella 26-35 anni, quindi sono delle fasce piuttosto centrali. Minore rilievo hanno, diciamo, la componente dei minori, che è stata, diciamo, accolta in particolar modo per delle ospiti di un progetto fiorentino di accoglienza per minori stranieri vittime di tratta, con le quali abbiamo fatto tutto un percorso di educazione sanitaria attraverso dei workshop. Magari dopo le colleghe lo racconteranno. La tipologia di vulnerabilità, diciamo, è sempre difficile a volte schematizzare la tipologia di vulnerabilità che arriva a un servizio come questo. Però, diciamo, nella consapevolezza che spesso i problemi che vengono portati, i bisogni sono multipli, sono di vario tipo e lo scopriamo solo quando abbiamo una relazione con queste persone. Diciamo che oltre il 45% è rappresentato da persone vittime di tratta, quasi il 30% da vittime di violenza e tortura. Ci sono anche state le situazioni di donne in gravidanza che non sono vulnerabili in quanto in gravidanza, voglio precisarlo, ma in quanto, diciamo, aspettando un bambino, si comunque vivevano delle situazioni non facili da vari punti di vista. E poi c'era tutta una serie di persone che sono arrivate con malattie fisiche e anche psichiche di rilievo, per cui si sono dovuti attivare anche tutta una serie di canali
extra consultorio. I motivi di accesso delle donne che sono state prese in carica, chiaramente si va dalle problematiche ginecologiche e ostetriche, ma molte sono anche le donne che sono arrivate con problematiche psicologiche, cioè che chiedevano proprio attraverso anche gli operatori di supporto sul territorio un sostegno psicologico, perché, e questo è stato un servizio molto, molto richiesto, insomma abbiamo visto che è stato molto utile, insieme a tutti i colloqui orientativi e di educazione sanitaria sono stati fatti congiuntamente da tutta l'equipe, quindi anche dall'operatrice antitratta, da Nicoletta, fra l'altro coordina anche l'unità mobile sul territorio fiorentino e provinciale, e quindi diciamo che questo grafico qui dà un pochino un quadro di quelle che sono state le richieste. Gli invii alla rete sono stati quasi 90, mi sembra, in tutto, e diciamo la percentuale più alta è quella relativa appunto agli aspetti ginecologici, cioè si è rimandato persone a approfondire le problematiche sia ginecologiche che ostetriche, problematiche riguardavano le malattie trasmesse sessualmente. E poi l'altro dato forte, come dicevo prima, è stato l'invio alla presa in carico psicologica del consultorio, che come diceva Arianna viene fatta in momenti diversi dall'apertura settimanale, in cui c'è un primo colloquio e poi dopo vengono fissati degli appuntamenti per la settimana dopo, via via, in orari diversi, dove appunto viene fatto proprio un lavoro specifico. Allora, tolgo l'audio io e ridò la parola alla Arianna Del Guerra, alla mia collega. Dunque, nel mese del febbraio 2020 i risultati intermedi del progetto sono stati condivisi con la Regione Toscana. Da qui ne è nato un tavolo di coprogettazione per una seconda fase di Persefone che potesse quindi da un lato dare continuità a questa prima esperienza pilota e dall'altro svilupparne aspetti specifici. Quindi dal novembre del 2020 è stata finanziata la continuità triennale del consultorio Persefone. Inoltre, ad ottobre 2020, grazie al progetto Nessuno Indietro, il consultorio ha ricevuto un finanziamento anche da parte di Unicoop Firenze, un finanziamento che ci consente non solo di integrare ed intensificare le attività già presenti, ma anche di introdurne di nuove, come ad esempio consulenze etnopsichiatriche e antropologiche per alcuni casi clinici specifici, un percorso di formazione per l'equipe e la produzione di materiale promozionale e di diffusione. In questa seconda fase del progetto vorremmo migliorare la rete con i servizi sociali territoriali e con la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che pur avendo già incontrato il consultorio su alcuni casi specifici, ci piacerebbe coinvolgere in modo più fluido ed organico rispetto alle esigenze delle donne. Arianna, hai concluso? Scusa, ok, questa è la scheda. Va bene. Scusami Alessandra, questa è la scheda. Sì. Non ti si sente? Sì, Arianna, questa, non ti sentiamo. Questa è Arianna, nel suo intervento precedente, ha fatto riferimento a una scheda, diciamo che gli enti che ci chiedono un appuntamento per le donne, a cui chiediamo di riempirla per avere già una prima possibilità di fare una valutazione prima dell'appuntamento, appunto dove ci sono tutti i riferimenti, la mail del consultorio, e l'abbiamo anche organizzata per cui sarà possibile poi compilarla direttamente, non a mano ma scrivendoci sopra. Quindi magari questo è uno strumento, e poi manderemo anche insieme al report, nel caso ci siano delle organizzazioni che non ce l'hanno e che la vogliono utilizzare, per poterci inviare delle donne e poter chiedere un appuntamento. Bene, grazie Arianna, grazie Paolo. Credo sia
stato molto utile e molto importante ripuntualizzare il fatto che le utenti che accedono al consultorio Persefone sono donne che hanno una vulnerabilità importante data da una complessità, da una concomitanza di tanti aspetti, no? Quindi il problema non è praticamente mai solo medico, solo psicologico, solo sociale, ma è proprio dato dal sommarsi di questi aspetti che che rende così difficile aiutare queste persone, e che il valore di Persefone è stato proprio questo, no? Del creare la rete, che se posso dire è un termine probabilmente abusato, che a me non piace neanche più tanto, però rende perfettamente l'idea, no? Di questa necessità di mettere in collegamento i servizi, servizi che esistono, che sono già presenti sui nostri territori, ma che molto spesso non si conoscono, non hanno quegli strumenti per poter collaborare tra di loro. Ecco, quindi questo è il grande vantaggio che abbiamo visto sia sull'aspetto in entrata, quindi da quanti soggetti diversi sono arrivate le donne, sono state segnalate le utenti, e quanti sono stati i rimandi, come vario. Sì, sicuramente la parte ginecologica è un aspetto preponderante, ma ci sono tantissimi professionisti poi coinvolti nella presa in carica, nell'invio, quindi per quanto riguarda l'aspetto sanitario, ma non soltanto. Darei a questo punto la parola a Serena Leoni, che è la coordinatrice di MEDU, che come era stato accennato è l'associazione che anche partecipa attivamente al progetto, con cui il progetto è stato pensato sin dall'inizio, e che oltretutto collabora anche attivamente fornendo personale, ecco, soprattutto la psicologa è stata, come dire, in qualche modo fornita dall'associazione MEDU. Grazie Alessandra, buongiorno a tutti e a tutti. Appunto, come diceva Alessandra, MEDU ha partecipato sin dalle prime fasi con carte e arcobaleno alla progettazione di questo, alla creazione di questo consultorio, di questo spazio, e in particolare ci occupiamo dell'area psico. Le nostre due psicologhe che si sono avvicendate sul progetto, Claudia Notari e Serena Bigazzi. Claudia ha fatto parte e sarà, diciamo, parlerà con l'equipe dopo, perché è la psicologa che ha portato avanti la prima fase del progetto pilota e che ha lavorato con l'equipe per strutturare l'intervento, mentre Serena ha iniziato da poco e quindi diciamo parlerà magari la prossima volta che faremo un report. Noi in particolare ci teniamo a valorizzare il progetto Persefone, come abbiamo già fatto anche in reportistiche passate dell'associazione, in quanto nell'area salute mentale, che è un'area che MEDU ormai tratta da anni su tutto il territorio nazionale rispetto al lavoro sui migranti e ai traumi complessi che i migranti subiscono nelle tratte migratorie, è un'area difficilissima da gestire con i servizi territoriali, per svariati motivi. Innanzitutto perché l'area salute mentale è una di quelle che negli anni ha subito di più tagli di spese, quindi manca di personale, manca di possibilità di accogliere le persone, e le persone migranti spesso hanno delle enormi difficoltà anche burocratiche in accesso ai servizi di salute mentale, legate proprio a problematiche rigidamente burocratiche, quali la residenza. Chi lavora con i migranti sa benissimo che la residenza impedisce l'accesso al CSM, alle cure di salute mentale e altro. Ovviamente avere un luogo come il consultorio Persefone, in cui in particolare le donne, ma diciamo per noi è un progetto pilota, un progetto molto significativo, una buona pratica che andrebbe sviluppata anche al di là delle donne in altri target, perché quello che vediamo è che la criticità in accesso alla salute mentale è molto più forte, molto più stressata quando una persona
è sola, non ha reti familiari, non ha reti relazionali e quindi non riesce in autonomia con magari i pochi strumenti che la salute mentale territoriale riesce a offrirgli ad avere una chance di buona riuscita e comunque di, diciamo, di prendere una strada di positiva di miglioramento della sua vita, quindi un'area come un progetto come Persefone, un luogo come Persefone per chi ha problematiche di salute mentale è fondamentale, è un luogo dove la sussidiarietà tra pubblico e privato effettivamente si concretizza, non è più una chiamata dal pubblico magari che non sa più dove mettere le mani su una problematica di salute mentale complessa e chiede al privato di metterci in qualche modo una pezza, ma è un cammino congiunto fondamentale per queste problematiche multistrato e complesse che garantisce un'accoglienza e una continuità di lavoro, perché è vero che le mediatrici che ci sono state sul progetto sono state poi anche utilizzate e hanno lavorato con la donna in tutte le fasi dell'accoglienza della donna, non solo a Persefone, e questo è fondamentale per le donne e per le persone che hanno subito traumatismi. Se Persefone fa un invio al dermatologo, all'MTS, alla ginecologa, è sempre la stessa figura di mediatrice che segue la donna, e io credo che questo sia uno degli aspetti, poi Joy che è qui presente magari ne parlerà, fondamentali proprio per garantire la fiducia, la relazione, la tranquillità, il supporto a tutto tondo che queste persone, di cui hanno bisogno queste persone. Quindi assolutamente noi abbiamo iniziato in un periodo, è già stato detto, il 2019, in cui la legge Salvini entrava a gamba tesa in tutti i percorsi che riguardavano la presa in carico dei migranti, è stata una sfida e direi che Persefone ha vinto ampiamente questa sfida per le donne che ha seguito, perché effettivamente è l'unico modo che noi vediamo efficace e diciamo che ha una chance di superare le difficoltà umane, relazionali, di presa in carico, burocratiche, nel prendere in carico persone con storie così complesse. È vero, non ce l'aspettavamo, no? Quando abbiamo iniziato, o meglio, magari le associazioni avevano la cooperativa CAT, l'associazione MEDU e il progetto Arcobaleno avevano richiesto questo tavolo di coprogettazione proprio perché sapevamo e eravamo consapevoli di non riuscire da soli ad arrivare a delle soluzioni o comunque delle prese in carico complete che dessero davvero uno sbocco di miglioramento alle persone. Magari le ostetriche si sono trovate all'inizio un pochino più in difficoltà davanti a storie molto crude, però insieme la multidisciplinarietà del team è servito proprio anche agli operatori per superare insieme delle storie veramente difficili. Avere un occhio multidisciplinare, avere una squadra che lavora insieme è fondamentale anche per questo. Quindi io mi fermo qui perché volevo veramente mettere l'accento sulla necessità di progetti simili in area salute mentale e la speranza che vengano ampliati e sostenuti anche ad altri target e che vengano proprio replicati in altri territori. Quindi anche la speranza che questo momento serva a altri territori. Vedo che ci sono persone un po' da tutta Italia per spingere ad avere progetti simili. Benissimo, grazie Serena. Allora chiederei subito al team del consultorio di farci entrare più nella pratica del loro modo di lavorare e di qualche caso che vogliono condividere. Non so chi incomincia a parlare di loro, ripeto, è stato già un po' detto, sono il team è composto da due ostetriche che si alternano, un'operatrice antitratta, una psicologa e la mediatrice che con un ruolo fondamentale, come ha ben già sottolineato Serena ora. Alessandra, se vuoi parto io. Bene.
Vai, Lucia. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lucia Pratesi, sono un'ostetica del consultorio in ASL Toscana Centro e chiaramente facente parte insieme a Elisabetta Sarti come ostetica all'equipe del consultorio Persefone. Buongiorno allora, a tutti, saluto io e lascio parlare Lucia, sì, che così non ci sovrammetto. Allora, chiaramente un po' come si è accennato, noi come ostetriche all'inizio ci siamo chieste, no, il perché della nostra presenza, qual era il nostro ruolo. Essendo in azienda era chiara, diciamo, il nostro compito come ponte con i vari servizi, no, per facilitare la rete di cui abbiamo tanto parlato. Chiaramente era, diciamo, l'altra componente importante che riguarda proprio la nostra professione, che caratterizza la nostra professione, probabilmente era la maieutica, che è proprio il modo, la modalità, l'atteggiamento nostro in tutte le nostre pratiche di ascolto empatico a tutto tondo, no, della donna che troviamo davanti. E quindi abbiamo detto iniziamo in qualche modo. Oggi con voi, dopo questi 2 anni importanti, faticosi, eccetera, anch'io ribadisco l'importanza della nostra modalità di lavoro, se no non saremmo andate, penso, da nessuna parte, un po', insomma, una strada molto breve. È stato un percorso insieme sicuramente e nel tempo, perché non è iniziato così, no? Ci siamo formate, ci siamo maturate, no? Nella capacità di lavorare insieme in modo che questa accoglienza, questo ascolto, questo osservare diventasse un modo corale nell'accoglienza delle persone che ci trovavamo davanti. Così, spesso partendo da un sintomo, no? Come diceva anche Serena, una richiesta per un dolore, un sintomo qualsiasi, no? Che poteva essere apparentemente normale, no? Poter risalire rimettendo insieme con fatica i pezzi di memoria cancellati per ritrovare l'origine nascosta di quel sintomo. Quindi non è stato facile mai. Non è l'unica esperienza multidisciplinare a cui lavoro in azienda, no? Qui nella nostra azienda abbiamo l'esempio del codice rosa e dottoressa Dubini, abbiamo fatto l'aggiornamento da poco, che è un percorso importante dedicato alle donne vittime di violenza sessuale e maltrattamenti, no? Dove anche lì lo sguardo a tutto tondo è importante, ma mi viene in mente anche il centro giovani, dove nell'adolescenza il disagio non è quasi mai legato, no? Un disagio fisico, ma c'è sempre dietro un'emozione, un pensiero, il senso di inadeguatezza. Ecco, però qui secondo me ci abbiamo, come abbiamo ripetuto, una complessità ancora maggiore, proprio perché siamo di fronte un po' a un mistero che è dentro una cultura e dentro una storia. Ecco, noi cerchiamo di accogliere donne che hanno dentro sì memorie di violenza ripetute e inenarrabili a volte, ma anche sradicate dalle proprie origini, ma anche storie che ci riportano di riti che sentono ognuna di loro come continua minaccia su di sé, sui loro cari e tanto altro, veramente tanto altro. Ecco, in questo contesto l'ascolto e lo sguardo non bastano, abbiamo già ribadito, non bastano le nostre esperienze lavorative. Qui veramente sentiamo la necessità continua di confronto con l'equipe, confronto con altre figure professionali, quindi l'abbiamo già un po' detto, no? L'etnoantropologia, le nostre mediatrici che sono ogni volta preziosissime, no? Per scoprire questo mistero. In questo ascolto anche un semplice e normale sintomo, come ho detto, la cosa più banale, no? Per noi ostetiche, una semplice perdita vaginale, ma non riferibile attraverso indagini cliniche a nessuna diagnosi, può essere la porta per entrare in quel mondo, per renderci empatici e trovare parole chiavi in quel momento, per ripescare dal pozzo profondo della memoria l'origine del disagio. Ecco, e quindi veramente una complessità che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, che sicuramente ci rafforza anche nel nostro percorso professionale, che possiamo portare anche negli altri servizi, quindi per noi una grande formazione, anche nella condivisione con le colleghe. Io lavoro in un consultorio e
nel territorio periferico di Firenze, e quindi nasce una collaborazione con i CAST, con gli SPRAR, quindi arrivano ragazze, quindi il collegamento, e continua a dire la rete. Ecco, poi le mie colleghe integreranno e sono aperta alle domande. Grazie per la partecipazione a tutti. Allora, vado avanti io. Io sono Nicoletta Zocco e mi occupo della raccolta delle storie, perché insomma mi occupo, lavoro anche in altri progetti che lavorano sulla tratta. E devo dire che quello che ha detto Lucia mi ha emozionato molto, perché il grafico mi ha fatto sorridere quando vedevo scorrere le slide, perché quando indicava, no, l'operatrice antitratta ci ha messo le stelline sopra. Effettivamente devo dire che nei mesi, no? Nei mesi in cui abbiamo imparato a conoscerci, a lavorare insieme, dalle prime volte in cui le mie colleghe assistevano alla raccolta delle storie che facevamo in consultorio, perché effettivamente devo dire che il nostro è quasi un lavoro investigativo, mi viene in mente, cioè delle volte noi davvero si parte dalla prima richiesta e poi alla fine, cioè si finisce che la prima richiesta ce la siamo anche dimenticata perché non era rilevante, no? Quindi in questa nostra riscoperta della signora Fletcher, devo dire che le mie colleghe sono state davvero impagabili nel seguire, cioè, anche i miei input più inizialmente assurdi, no? Per cui ora devo dire che dopo 2 anni di lavoro in cui la nostra... la psicologa della prima fase di sperimentazione, Claudia Notari, cioè assolutamente... devo ringraziarla, perché su questo siamo riusciti ad integrare una metodologia in cui la raccolta della storia, che nel 47% che riportava prima Paolo, no, delle donne vittime di tratta che sono arrivate in consultorio, inevitabilmente nell'indagine, nella ricerca dei sintomi, arrivava e trovava spessissimo lo snodo centrale, credo che tutti i miei colleghi che si occupano di tratta sappiano di che cosa parlo, nel rituale, no? E nella descrizione del rituale Giugiù, rispetto a quali con gioia, che poi ci racconterà qualcosa anche lei, e anche su questo è stata assolutamente impagabile, cioè rintracciando la divinità a cui è stato fatto il giuramento, la tipologia di rituale. Spesso e volentieri abbiamo davvero trovato la strada perché accadesse quell'opera maieutica di cui parlava prima la Lucia, no? Per cui alla fine naturalmente emergessero dei ricordi e delle intuizioni che spesso le donne, soprattutto nel trauma del viaggio e del mare, cioè rimuovevano completamente. E è una cosa che ci ha messo molto alla prova spesso, cioè da un punto di vista delle nostre, come dire, delle nostre credenze di donne emancipate, autonome e occidentali, e come dire, con un pensiero occidentocentrico spesso e volentieri, nonostante i nostri sforzi, ma che siamo state in grado di mettere a critica sempre. E credo che spesso noi riusciamo a risolvere delle situazioni quando, per esempio, arrivano delle segnalazioni della commissione, spesso ci arrivano su persone che non riescono a raccontare la loro storia, no? Che vengono rimandate ad ulteriori colloqui perché magari non torna quello che raccontano. Ora la Lucia prima parlava dei sintomi delle perdite vaginali, e quello ormai con Claudia era diventato quasi un gioco, perché ogni volta che arrivava l'acqua noi attingevamo a un pozzo di conoscenze magiche che ci aiutavano spesso a risolvere il mistero, no? E perché funzioniamo? Perché si riesce a risolvere spesso questi casi irrisolti? Innanzitutto perché un gruppo di donne riescono probabilmente in un setting collettivo a creare davvero
la percezione dell'empatia e del non giudizio, perché spesso lo diciamo, ma non è sempre così, che non c'è, non è sempre vero che si riesce a non essere giudicanti, e il nostro setting collettivo invece questa cosa la crea. E dal punto di vista anche di che cosa Persefone ha modificato, cioè secondo me rispetto all'inizio in cui eravamo un po' la pecora nera del corridoio del consultorio, anzi all'inizio non eravamo nemmeno nel corridoio del consultorio, eravamo all'ultimo piano dell'IoT, che è anche una struttura strana per chi non la conosce, per cui eravamo proprio in fondo, nascoste. Devo dire che nei mesi, negli anni, siamo riusciti anche a davvero ad integrarci e forse ad operare dei piccoli cambiamenti anche nel modo di lavorare del consultorio, quello normale. Ora io c'ho Betta che ormai è, quando vede la mia telefonata trema, perché sa che arriva una bomba in consultorio, però sento che davvero la dottoressa Aiello in particolare, con cui lavoriamo di più, ma tutta la sua equipe, le sue ostetriche in particolare, ormai hanno una sensibilità e attraverso il nostro lavoro hanno imparato ad identificare, no, quelle caratteristiche che devono metterci in allarme e devono renderci disponibili anche a, come dire, a non seguire sempre, sempre, sempre tutte le regole, perché forse a volte seguire tutte le regole e essere rigidi non ci aiuta a fare bene il nostro lavoro. E vabbè, basta, perché sennò vi tengo qui per 25 minuti e do la parola alle mie colleghe. Grazie. Grazie Nicoletta. Vado io? Mi sentite? Buongiorno a tutti, io sono Claudia Notari, sono stata la psicologa e psicoterapeuta del consultorio fino a dicembre 2020 e, come giustamente raccontavano le mie colleghe, è stato un percorso veramente di crescita, prima di tutto per noi, perché ogni giorno abbiamo imparato come aggiustarci in questo spazio. E quello che mi viene da pensare quando penso al consultorio Persefone è proprio uno spazio restituito all'ascolto, restituito nel senso che nel modo in cui l'abbiamo pensato, progettato, messo su, la donna arriva e si siede, si accomoda, si rilassa. Abbiamo tenuto molto a strutturare l'ambulatorio in un modo che sia stato il più accogliente possibile, quindi abbiamo curato un pochino l'aspetto di design, quindi abbiamo preso delle coperte, una tisaniera, dei biscotti, e questo abbiamo visto come un piccolo gesto di accoglienza sia stato fondamentale per far proprio cambiare modalità di pensiero alle donne che arrivavano. E quindi non stavano più nell'ospedale frenetico tra una visita e l'altra con un papier di fogli in mano senza capire quello che gli stavano dicendo, ma c'era qualcuno che gli restituiva il rispetto del suo ascolto, perché è un po' questo, no? Cioè, quando parliamo di ascolto è un po' abusata questa parola, ma noi veramente abbiamo ristrutturato l'idea di un ascolto empatico, cioè ci siamo messe negli occhi, nel cuore delle donne che arrivavano, e attraverso il loro cuore, i loro occhi, abbiamo provato a entrare più profondamente possibile nel loro mondo. Per questo è stato fondamentale proprio osservarle attraverso gli occhi della loro cultura, della loro tradizione, l'aspetto sociale, mettere insieme ovviamente la mia visione psicologica, psicopatologica, e che non poteva fare a meno di prendere, ma non solo spunto, ma prendere proprio la corsa dell'etnopsicologia, dell'etnoclinica. E questo è stato veramente un percorso meraviglioso, perché diciamo, riassumere in poche parole quello che si fa all'interno di una presa in carico psicologica non è semplice, però mi viene in mente che la sfida più grande nei percorsi che ho fatto con le donne è stata proprio sintonizzarle con l'idea di prendersi cura di loro, perché spesso quando le donne subiscono traumi così gravi come le donne che sono arrivate da noi, non solo si dimenticano, ma spesso anche culturalmente non sono abituate a prendersi cura del loro corpo, della loro mente, del loro disagio, o pensare al loro benessere. E spesso quando avvengono dei traumi così forti è come se si cristallizzasse l'idea di essere una vittima, e da questa non si esce.
E quindi noi abbiamo provato veramente a leggere questa cristallizzazione sotto gli ambiti più diversi possibili, e l'aspetto culturale ci ha veramente creato un aggancio fortissimo. Cioè, quando la donna riusciva ad aprirsi raccontandoci che cosa significavano per lei certe abitudini, provenire da quel determinato villaggio, che cosa voleva dire essere vicini di, piuttosto appartenere a un clan specifico o aver subito un rituale, quindi parlarci di quel rituale. Questo, insomma, sappiamo, per chi lavora in quest'ambito, che non è scontato. Noi bianchi non possiamo capire quante volte ce la siamo detta, ce la siamo sentita dire questa frase, no? Ma tu sei bianco, perché mi stai chiedendo queste cose? E quindi, insomma, riuscirci a colorare di mille colori e stare insieme a loro e farle sentire non giudicate è stato davvero una chiave d'accesso a un mondo che ci ha fatto veramente crescere tantissimo. E anche nel rivalutare alcune idee che avevamo, no? Non so, mi viene in mente anche l'aspetto della gravidanza, della prevenzione, su cui siamo state tanto, e siamo state tanto sull'educare al conoscere il proprio corpo, alla prevenzione delle gravidanze indesiderate. Poi, soprattutto negli ultimi tempi, sono iniziate a succedere delle cose che ci hanno anche fatto rivalutare un po' questo aspetto, no? Cioè, quanto la gravidanza, e soprattutto in alcune culture, a volte riserva un aspetto troppo potente da interrompere. E quindi a volte la gravidanza ha rappresentato un riscatto vero e proprio, un'immunizzazione, mi viene da pensare, sia per i rituali subiti, ma anche per il male subito per una vita intera, no? E quindi in quel periodo in cui la donna è incinta è come se fosse avvolta da un'aurea magica che nessuno può rompere, quindi come se i rituali si spezzassero. E abbiamo visto, cioè io insomma nelle ultime prese in carico che ho fatto, ho visto rinascere donne durante la loro gravidanza, nonostante fossimo terrorizzate noi, perché donne giovanissime, con molti traumi, quindi avevamo una paura incredibile, eppure alcuni percorsi sono riusciti a concluderli quando questi bambini sono nati e la donna si è sentita finalmente utile per un essere vivente che, come spesso ci veniva detto, non l'avrebbe mai abbandonata, non l'avrebbe ferita, perché era generato da lei. Quindi è stato bello, e insomma mi piacerebbe concludere anche pensando a, ecco, uno degli ultimi casi seguiti, che è questa ragazza che mi ha detto, parlando del consultorio: voi mi avete insegnato a finalmente sentire il mio corpo. Dice: io fino a quel momento lo abitavo questo corpo nemico, un corpo torturato, mutilato, stuprato, e lo odiavo, per cui non lo sentivo. Lo abitavo in maniera fredda, e invece piano piano l'ho riscoperto, l'ho iniziato ad ascoltare, quindi ora capisco che se ho mal di pancia e non ho mangiato niente che mi ha fatto male, è qualcosa che non sto digerendo mentalmente. Se ho mal di testa e non dormo, c'è qualche pensiero che devo ascoltare. E quindi questo, insomma, mi fa veramente una gioia incredibile, perché forse questo è il messaggio più forte che un po' Persefone vorrebbe dare. Grazie. Grazie Claudia. C'è Joy, forse? Sì. Ecco. Buongiorno a tutti, sono Joy Morugli, sono una delle mediatrici di Persefone. Lavoro a Persefone praticamente dall'inizio, da quando è aperto. Allora, io vorrei soltanto aggiungere pochissime cose, perché hanno già detto tutto. Qual è allora il mio ruolo lì a Persefone? È quello di fare la mediatrice, no? Appunto, e non solo, perché posso usare un'immagine, tipo una fotografia, cosa mi viene in mente quando penso a Persefone. E praticamente a Persefone le donne arrivano, mi viene in mente come quando ero nel villaggio del nonno, praticamente dove si siede tutti intorno al cerchio, davanti al fuoco, no? Dove si crea la fiducia, no? dove le persone magari arrivano spaventate, ok? Che poi piano piano, con l'aiuto dell'equipe, anche con il mio lavoro di mediatrice, non solo aiuto per la comprensione, no?
per migliorare la comprensione, ma per far emergere alcuni aspetti culturali che a occhio, che lì per lì possono sembrare superficiali, no? Lavorando con l'equipe emergono queste difficoltà, vengono fuori questo, come lo posso chiamare, bagaglio, cioè di dolore, di sofferenza, che l'utente stesso magari lì per lì è sepolto dentro di sé, che poi grazie all'aiuto si parte, come c'è l'equipe, no, di Persefone, ci sono le ostetriche, c'è la Nicoletta come operatrice antitratta, c'è la psicologa. Magari si arriva, come ha detto Lucia, con un sintomo e da lì si apre veramente il vaso dove si prende la persona in carico, si parte con la Nicoletta, magari si cerca di capire la storia di questa persona, il percorso migratorio. Da lì si capisce se questa persona ha bisogno dello psicologo oppure no, si fa la visita, io dico total wellness, si arriva praticamente è completo dalla A alla Z. Dopo aver capito quale può essere l'aspetto da prendere in carico di questa persona, oltre a fare tutta la visita di total wellness, come la chiamo io, si cerca di capire qual è il problema di questa persona. Quindi si prende in carico. Io ho avuto modo, oltre a lavorare con la Nicoletta, che si raccoglie la storia, non solo a Persefone della persona, e lì vengono fuori veramente delle cose che anche l'utente aveva sepolto dentro di sé, come la storia delle divinità, che Nicoletta può dire qualcosa su questo, che magari la persona arriva a Persefone e non si immagina nemmeno di poter affrontare una cosa del genere. Poi prende la consapevolezza e poi si apre a fiducia, come essere a casa, come una famiglia alla fine. Che tanto è che quando le persone arrivano è difficile poi chiudere con loro, anche quando si prende la presa in carico con la Claudia, che ora c'è la Serena Bigazzi che prende il posto di Claudia. E nelle sedute con Claudia sono venute fuori tante questioni che praticamente, cioè, sono un po' emozionata, però l'equipe, voglio dire che è veramente un'equipe completa. Cioè, è un'equipe completa che io mi auguro che duri veramente per sempre, perché aiuta veramente tante donne, come diceva anche Lucia. Cioè, il mio ruolo arrivo non solo aiuta per migliorare la comprensione, ma segue anche la persona insieme a altri professionisti. Cioè, io faccio la mediatrice da tanti anni, vado a fare la mediatrice e finisce lì e me ne torno a casa. Invece a Persefone seguo la persona, dai, che deve fare la visita con le ostetriche, dai, che deve andare dalla psicologa, dai, che deve parlare con il chirurgo plastico. Insomma, in questo modo le persone che vengono hanno anche la fiducia, no? Cioè, c'è proprio questa fiducia della figura che li segue dall'inizio alla fine, insieme a tutta l'altra equipe. Questo mi sento di aggiungere, non so se ho detto bene, ho parlato, non so. Insomma, sono un po' emozionata, è veramente un progetto completo. Grazie Giorgio, grazie di quello che hai detto, grazie anche dell'emozione che ci hai messo, ecco. E, vorrei dire, giusto per chiudere tutti questi vostri interventi, che mi pare, cioè, ci sono tante parole che sono abusatissime in sanità, che sono quello dell'accoglienza, della multidisciplinarità, della presa in carico, che si dicono sempre, si scrivono su tutti i protocolli e purtroppo molto raramente si mettono davvero in pratica. Ecco, quindi questo vostro intervento corale, che è comunque sempre un parlare di un noi, non tanto di quello che faccio io, ma di quello che facciamo insieme, mi sembra che veramente rende perfettamente l'idea di un modo di lavorare che è assolutamente centrato e funzionale. Dovrebbe esserlo sempre, ma insomma, ecco, diciamo, in un progetto di questo tipo ancora di più, proprio perché andiamo ad accogliere persone che
che hanno tanta sofferenza alle spalle, no? Quindi la difficoltà sicuramente importante di tirarla fuori, di riuscire a elaborarla. E devo dire, io anche sono un po' emozionata nel fatto allora, forse è un po' brutto dirselo da soli come siamo bravi e come stiamo lavorando bene. Certo, pensando a come siamo partiti con un progetto così piccolo, con un budget veramente minimale, pensato solo sull'area fiorentina, e invece vedere che comunque in così poco tempo, nonostante tutti i problemi che sono stati segnalati via via dai decreti Salvini al lockdown, eccetera, quindi tante cose contro, ma in così poco tempo comunque è riuscito a avere un riconoscimento importante, prima di tutto dalle donne, ma non solo, anche appunto dalle rete, dalle istituzioni, dalla commissione territoriale, e anche una diffusione. Io sono stupita, ma insomma, abbiamo partecipanti a questo incontro che vengono da un po' da tutta Italia, cioè dall'Umbria, dalle Marche, dalla Sicilia. Quindi bene, veramente una grandissima soddisfazione. Devo dire che quando si era parlato dei titoli degli interventi, che la Serena Mordini aveva dato come suo titolo un esperimento riuscito, ho detto, pensato un po' che forse eravamo così un po' ottimisti, un po' presuntuosi a dirselo da soli, però direi che effettivamente questa sintesi si può fare, ecco. Quindi darei a questo punto la parola a Serena Mordini della CAT. Buongiorno, grazie Alessandra, grazie mille. Sarei proprio partita da quello che tu hai appena detto, dal titolo del mio intervento, perché ricordo, mi viene da sorridere appunto lo scambio che abbiamo fatto quando io ho sostenuto che secondo me Persefone era proprio un esperimento riuscito. E sono d'accordo con te, sì, sembrava lì per lì un pochino presuntuoso, però devo dire, dopo aver ascoltato soprattutto le parole, l'emozione, la passione dell'equipe che ci ha raccontato, rinforzo questa affermazione. Persefone è un esperimento riuscito. Io, come dire, avete già detto tantissime cose, è inutile, e rischio anche di smorzare questa emozione, ma insomma il lavoro sporco qualcuno lo deve pur fare. E mi va di dire che innanzitutto mi presento, sono la responsabile dell'area interventi, prostituzione, tratta e sfruttamento della cooperativa CAT. Da circa 20 anni lavoro nell'ambito degli interventi a sostegno delle vittime di tratta, e quindi Cooperativa CAT ha maturato un'esperienza significativa insieme ad Associazione Progetto Arcobaleno, perché è insieme a loro che abbiamo iniziato i nostri interventi su strada, negli sportelli, poi nelle strutture di accoglienza, e siamo cresciuti. Quindi devo dire, poi ultimamente abbiamo appunto insieme a Medu attivato altri interventi, vedi Persefone. Questo a mio avviso ha dato al progetto Persefone un trampolino di lancio significativo per diciamo la riuscita dell'intervento. Io avevo preparato appunto il mio intervento, volevo parlare di complessità, di equipe multidisciplinare, di rete. Dirò poche di queste cose perché insomma mi sembra che siano già state dette. Devo dire che ho visto tra i partecipanti molti colleghi del sistema nazionale antitratta, e questo mi fa molto piacere, perché con queste persone da tanti anni ci si vede, si lavora insieme, ci si scambia, ci si confronta. E come dire, Persefone ha usufruito tanto di queste competenze, di questa professionalità che abbiamo maturato anche grazie ai coordinamenti continui ai quali partecipiamo con questi colleghi. E questo va detto. Poi Persefone amplia l'intervento anche ad altre, appunto, tipologie, altri bisogni.
Nella tratta da sempre si parla del paradigma della complessità come una questione imprescindibile, no? Per attivare e realizzare i nostri interventi, quindi, come dire, di una questione che attraversa gli aspetti culturali, gli aspetti civici, gli aspetti sociologici. Quando si parla di donne vittime di tratta, violenza, abusi e torture, c'è anche un altro tipo di complessità, che sono tutti quegli strati di disagio che loro portano e che sono costrette a vivere, quindi con la loro soggettività vulnerabile, ma con le loro esperienze, diciamo così, devastanti, che maturano durante il loro percorso. Tra l'altro sono anche persone, mi viene da dire, come dire, che vivono un isolamento a più livelli, quindi sono isolate, hanno abbandonato, lasciato, dovuto lasciare le proprie famiglie, i propri amici, le proprie reti sociali, ne avranno di nuove, ma se sono vittime di tratta, in qualche modo c'è qualcuno che lavora perché noi non le identifichiamo, noi non le vediamo, e quindi ulteriormente isolate rispetto alle reti. Quindi ecco perché la necessità di un'equipe multidisciplinare, multicompetente, con una professionalità in qualche modo anche consolidata, perché partivamo già con la consapevolezza che questo sarebbe stato utile perché fosse in qualche modo un esperimento riuscito. Le domande rispetto alla possibilità di replicare l'intervento in qualche modo inorgogliscono, quindi non darò delle risposte, ma dirò la mia soddisfazione. Volevo dire una cosa sulla rete, ecco, sulla rete sono d'accordo con Alessandra, è un termine abusato, però per Persefone secondo me è interessante come concetto perché, come dire, una rete è conoscere, farsi conoscere, ma è anche in qualche modo riuscire a integrare, no? Integrare le competenze, le conoscenze e renderle funzionali a sostegno delle persone. E anche questo su Persefone siamo riusciti a toccarlo con mano. Volevo ringraziare l'azienda sanitaria per in qualche modo anche la credibilità, la fiducia, il percorso di confronto e riflessione che ci ha portato a progettare insieme questo intervento. Lo ritengo frutto di una conoscenza che parte da lontano e quindi questo ci ha permesso anche di confrontarci più a fondo. E grazie ovviamente alla Regione Toscana che rinnova questa credibilità col finanziamento che ci ha dato per il futuro. Questo abbiamo ricevuto, come qualcuno prima di me ha già detto, questo contributo da Nessuno Indietro. Sull'informatore di questo mese ci sono articoli che parlano di questi contributi, il titolo è La Toscana che resiste e è un bel titolo perché comunque insomma la pandemia sapete tutti che ha provocato ulteriori disagi di vita, no? Ha ridotto in povertà persone, tante persone. E quindi il sistema antitratta, il servizio Persefone ha in qualche modo potuto dare un ulteriore sostegno ai bisogni di queste persone anche in un momento così drammatico, non più magari vis-à-vis, ma telefonicamente, sui social e quant'altro. Quindi ecco, io mi fermerei qui, e grazie, e buon proseguimento. Grazie, grazie Serena. La dottoressa Dubini mi richiedeva un momento la parola per aggiungere, integrare qualcosa sui consumi. Brevissimamente, per ringraziarvi di tutto il vostro lavoro, perché devo dire che attraverso questi interventi ho letto sì il fatto che tutto sommato l'idea che sembrava anche un po' una sfida è un'idea riuscita, come ci ha detto anche quest'ultimo intervento. E anche per dire che ci insegna che è proprio vero che quando si parte dalle cose più difficili si impara e diventa una cartina di tornasole anche per le cose più quotidiane, più di routine. Perché mi venivano a pensare mentre ascoltavo questi interventi che io vorrei che i nostri consultori fossero tutti così, alla luce della multidisciplinarietà, alla luce del
dell'ascolto, parole abusate, sono d'accordo, ma parole che non sempre sono presenti nei nostri servizi, dove insomma, vabbè, si lavora anche un po' più a catena di montaggio. E quindi volevo ecco, ribadire che questa esperienza non solo, vabbè, sono felice che si protrarrà nel tempo, ma vorrei veramente che diventasse contagiosa e contagiasse, così come qualcuno ha detto, anche i servizi che stanno di fronte. Non c'è dubbio che una struttura come il Palagi, qualcuno l'ha detto, prima mi è sfuggito, è quella che io chiamo una struttura cerniera fra l'ospedale, che è un po' sempre stata la risposta prioritaria che viene data, e il nostro territorio, perché può offrire tante cose concretamente da fare. E secondo me il territorio deve diventare questo, cioè l'accoglienza non può essere una parola così soltanto fatta di parole, mi viene da dire, ma deve essere qualche cosa di concreto che offre anche una promozione di salute, così come avete fatto voi. Quindi grazie, perché non è facile che le idee diventino concretezza, non è facile lavorare sul territorio perché spesso è frustrante, non è facile lavorare sui terreni, qualcuno ha citato il codice rosa e credo che dovremo incontrarci, perché sembra sempre di fare troppo poco e di non arrivare mai abbastanza, di non aver mai fatto abbastanza. E quindi proseguiamo, sono felice di proseguire insieme a questo lavoro. Grazie Valeria. E, mi ricollegherei subito dando la parola alla dottoressa Aiello, che è la funzionaria regionale che è stata la nostra interlocutrice e ha accolto la nostra richiesta per poter proseguire il progetto e che ci ha sostenuto, accompagnato e ha trovato i canali attraverso cui poi attivare il finanziamento, quindi permetterci di andare avanti. E, non la vedo. Grazie Alessandra, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora io innanzitutto vi ringrazio, ho seguito tutto quello che avete detto e poi per come ho potuto, insomma, come per quello che è di mia competenza, nel senso buono della frase, tante volte si usa questa frase per allontanare un interesse, invece esattamente per dire il contrario, ho seguito anche in itinere. Alcune considerazioni che si uniscono a quelle dell'intervento che mi ha preceduto della dottoressa Dubini. La prima è sulla opportunità e sulla replicabilità del progetto Persefone. L'opportunità è nelle cose, e questo tutti lo sappiamo. Vorrei però sottolineare alcuni aspetti di questa opportunità. La prima è rompere l'isolamento, come è stato detto, mi sembra dalla Serena Mordini, che chi organizza la tratta crea volutamente intorno a queste persone. Dall'inizio, diciamo, dalla partenza all'arrivo. L'aspetto culturale che veniva sottolineato, no, di questa cultura e religiosità della paura, sottoporre a rituali, sono anch'essi funzionali a creare un isolamento intorno alle persone che si intende trattare. Quindi, secondo me, questo è importante averlo presente. Cioè, questa, quando si parla di opportunità di un intervento, no? Uno degli aspetti è proprio questo, rompere l'isolamento che chi organizza la tratta crea volutamente intorno alle persone che tratta. È un procedimento, tra l'altro, come sapete meglio di me, utilizzato in tutte le situazioni di violenza. Quindi questo lo sottolineo e credo che a questo corrisponda, in termini di organizzazione dei servizi integrati tra privato e pubblico o quant'altro, un'attenzione particolare alla mediazione, alla funzione di mediazione, che penso non è soltanto della mediazione culturale, su cui adesso dirò qualcosa,
ma è proprio sull'esistenza di servizi ponte. L'opportunità di Persefone, quindi, secondo me ha un secondo aspetto da sottolineare. L'essere un servizio ponte tra le persone innanzitutto, persone che si rivolgono al consultorio Persefone, le persone che svolgono il team, e il team con altri professionisti, altri servizi della rete. Quindi servizi ponte. Ma per essere ponte le persone sono importanti. Molto interessante ho trovato quanto veniva detto da Lucia Pratesi e da Nicoletta Zocco al riguardo. Siamo cresciuti culturalmente e professionalmente. Io credo che questo è molto importante, da qui un terzo elemento di opportunità di Persefone, cioè che tratta o non tratta, noi siamo davanti a una popolazione femminile che cambia. Nel nostro territorio, Lucia Pratesi parlava in particolare di territori di periferia, la presenza di mamme nigeriane insieme a mamme cinesi e quindi con il portato culturale che esse hanno è molto molto forte. Dico un dato per essere più chiara. Sapete meglio di me che da circa 3-4 anni i parti in tutta la regione toscana sono tra i 27.000 e i 28.000. Quello che viene poco detto è che da più di 3 anni le nazionalità principali delle mamme, delle neomamme, sono cinesi e nigeriane. Questo significa che quello che attraverso, se vogliamo, un servizio come questo, un contatto come questo così importante con donne anche in parte nigeriane, comunque che poi staranno sul nosto territorio, fa crescere il personale che li accoglie, che li ascolta, che sovviene ai loro bisogni anche professionalmente riguardo a tutta la popolazione. Quindi servizi ponte anche con una popolazione femminile che cambia e che accede ai nostri servizi. Sulla mediazione una parola in più, a partire da quello che diceva Nicoletta Zocco e la Joy. Cioè, io credo che la mediazione culturale oggi merita un'attenzione più forte nell'organizzazione dei nostri servizi territoriali e non. In particolare di quello che diceva Joy Omorusi, sottolineo il fatto che riportava Joy del progetto Persefone, no? Il mediatore fa parte del team, non è una risorsa che si prende alla bisogna per mezz'oretta oppure per un accompagnamento, fa parte del team, fa parte del percorso di presa in carico, fa parte della valutazione, fa parte dell'ascolto. Un secondo aspetto invece lo sottolineo a partire da quello che diceva Nicoletta Zocco. Io raccolgo le storie, diceva lei, e anche si vedeva che raccoglie le storie. Voglio dire che un aspetto nuovo, ma necessario, dell'ascolto e anche della mediazione con la società ospite, che anch'essa è molto diversa oggi, non è più diciamo quella in cui io, la Valeria, l'Alessandra abbiamo cominciato a lavorare nei servizi per la salute, c'è bisogno di diciamo raccontare per integrare, ecco, lo direi così. Bisogna saper, oltre a raccogliere le storie, anche raccontarle, narrarle per integrare, con questo fine proprio. Penso in particolare a un modo di raccontare gli esiti dei progetti e dei servizi, giustamente molto partecipe e appassionato, ma che tante volte trova degli interlocutori duri. E quindi c'è bisogno di saper raccontare per integrare. Credo che Persefone abbia tutti gli elementi e le competenze per farlo. Quindi l'opportunità è nelle cose, è nei risultati,
è in questi aspetti particolari che mi sembrano nuovi per pensare un'evoluzione del nostro sistema sanitario che è fatto ovviamente di pubblico, di privato, di servizi ponte. Una notazione ulteriore è sulla replicabilità. Ho visto nella chat una domanda su alcune progettualità analoghe, ovviamente, che possono venire a mancare. Noi come Regione Toscana, grazie devo dire all'Alessandra Puppa e alla Valeria Dubini, che ci hanno aiutato a capire l'opportunità di Persefone, no? Perché voi sapete, l'amministrazione in particolare gestisce nella gestione, tutte le gestioni si perde visione, no? Quindi molto importante anche avere questa sollecitazione vicendevole, fa parte di una vera sussidiarietà e di una vera collaborazione istituzionale. Però ecco, dico, noi abbiamo voluto dare come Regione Toscana a Persefone un respiro triennale, perché detto in prosa non se ne poteva più di finanziamenti annuali che poi costringono a misurare le forze, rinnovare gli incarichi, in verità mettono in difficoltà tutti, non soltanto il servizio. Allora abbiamo pensato, lo dico perché secondo me è un metodo da utilizzare nella programmazione, abbiamo utilizzato questa formula che può sembrare machiavellica, ma secondo me è molto semplice, cioè dal punto di vista programmatorio noi pensiamo a un respiro triennale di un servizio come questo. Anni sono il tempo minimo necessario per valutarne l'efficacia e pensare a ovviamente degli interventi migliorativi o delle buone pratiche che si possono considerare. Il finanziamento chiaramente è previsto, quindi le risorse messe da parte per un triennio, in modo che non c'è bisogno ogni volta di rifare le stesse pratiche, ma subordinato, come è giusto che sia, a una comparazione dei costi e dei benefici. Ecco. Questo lo dico non peraltro, ma perché mi sembra uno degli elementi di forza di una programmazione come questa, quindi fortemente integrata. Ho gradito dal primo intervento, uno dei primi interventi, mi dispiace non mi sono segnata il nome della persona, che sottolineava tra le criticità alcune difficoltà di accesso ai servizi della salute mentale, come per esempio la residenza, la mancanza di residenza o la mancanza di accompagnamento durante tutto l'iter farraginosissimo di accesso a questo tipo di servizi. Quindi è una criticità che si può risolvere. Quindi insieme all'impegno per risolverla vi chiedo, se ce ne fossero altre ovviamente, di segnalarcene. Penso di aver detto un po' tutto. L'ultimissima cosa è questa, l'accenno che più volte tornava, la sottolineatura che più volte tornava negli interventi su questa cultura, sulla cultura intesa in senso largo come ethos, che le persone che hanno avuto accesso a Persefone portano con sé, no? Cioè, questo mistero, mi sembra, diceva la Pratesi, no? Che in fondo è ogni persona, no? Perché un misto di tanti, tante, tante cose, esperienze, fattori, pensieri che creano l'ethos, il modo in cui uno si comporta, in cui sente la relazione, sente il suo corpo, sente la sua mente, eccetera. Allora, credo che uno dei valori aggiunti, come si suol dire, di Persefone è proprio anche far conoscere questa cultura, perché diventi anche nella risposta, Joy parlava di general wellness, cultura dei servizi. Penso di aver detto alcune delle cose che mi ero segnata e mi sembravano importanti, ma ce ne sono molte altre, per cui vi ringrazio del lavoro che svolgete e spero di esservi utile. Grazie.
grazie per l'attenzione con cui hai seguito, per la disponibilità data per ancora per risolvere, aiutarci a risolvere i problemi che verranno. E, dunque, a questo punto stavo guardando un po' le domande che sono state fatte, in verità non sono molte e mi stavo confrontando con Arianna Del Guerra, la coordinatrice, per probabilmente rispondere in modo più preciso, fornire dei contatti direttamente. Direi semplicemente che le domande che sono presenti riguardano proprio quest'ultimo tema che è emerso della replicabilità, della possibilità di espandere il progetto ad altre realtà, non solo toscane, mi sembra di capire da quello che leggo. Allora, intanto una precisazione per qualcuno che chiedeva per la zona di Prato, Pistoia, collegandosi alla conclusione tra pochi mesi del progetto ECARE, che sono sicuramente collegate, anche se non coprono esattamente gli stessi aspetti, le stesse tematiche con la stessa modalità, però certo è una carenza che si sentirà sicuramente. Da questo punto di vista vi posso confermare che appunto Persefone, che era nata come realtà locale fiorentina, in verità direi da subito si è allargata quantomeno all'azienda Toscana Centro, ma senza grossi limiti poi territoriali, tant'è che insomma sono state accolte anche persone che erano ospitate in centri al di fuori della Toscana Centro, quindi ecco questo limite è abbastanza aleatorio, ecco, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli insomma di poter accogliere tutte le richieste anche da fuori ASL. Per quanto riguarda invece l'aspetto della formazione, richiesta di formazione che è stata fatta, vi chiederei di mettervi in contatto direttamente con la CAT, direi che la... Ti ho già risposto, Alessandra. Perfetto, benissimo. Grazie. Ok. Va bene, a questo punto direi, siccome abbiamo già sforato un po', non tantissimo per fortuna, ma siamo un po' oltre i tempi che avevamo previsto, se non c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa dei relatori. E allora a questo punto io ringrazierei tutti i partecipanti, vi ricordo che questo materiale verrà messo sui siti delle associazioni nel giro di un paio di giorni e quindi potrete ritrovarlo per approfondire o per cercare eventuali recapiti. Sì, aggiungo solo, scusami Alessandra, che chi volesse riceverlo per mail può scrivere alla mail alla quale gli è arrivato il link per il webinar di oggi. Quindi rispondendo a quella mail gli possiamo mandare il report. Perfetto. Allora, grazie ancora, buona giornata a tutti, buon lavoro a tutto il team e le associazioni e le istituzioni che hanno permesso a questo progetto di andare avanti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao Claudia. Ciao Claudia. Ciao Claudia. Ciao tesoro. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Claudia. Ciao Serena. Ciao Serena. Ciao Serena. Joyce. Presto a tutti. Ciao, grazie. Grazie.